probabilmente avremo bisogno di ulteriori cicli di vaccinazione in futuro, pertanto incrementare la produzione è essenziale. Una proposta è introdurre una sospensione temporanea dei brevetti. L'Italia è favorevole purché sia mirata, temporaneamente limitata e non mini gli sforzi innovativi delle compagnie farmaceutiche. Così il presidente del Consiglio Mario Draghi in un passaggio del suo intervento al Global Health Summit la settimana scorsa. Ma questa proposta, sottolineato, non garantisce che i paesi a basso reddito siano effettivamente in grado di produrre i propri vaccini. Dobbiamo sostenerli finanziariamente e con competenze specializzate. Tutta Italia in zona gialla, ad annunciarlo su Facebook il ministro della Salute Roberto Speranza. Con il monitoraggio e le conseguenti ordinanze di oggi, ha scritto in un post, l'Italia sarà tutta in area gialla. Per il ministro questo è il risultato delle misure adottate finora, del comportamento corretto della stragrande maggioranza delle persone e della campagna di vaccinazione. Continuiamo su questa strada, ha aggiunto Speranza, con fiducia, prudenza e gradualità. Scende ancora intanto l'R con T medio, calcolato sui casi sintomatici. Da 0,86 passa infatti a 0,78. Accelera inoltre il calo nell'incidenza settimanale, avvicinandosi, fanno sapere dalla cabina di regia dell'Istituto Superiore di Sanità, ai livelli che permetterebbero il contenimento dei nuovi casi. I dati parlano chiaro, il trend è in deciso miglioramento. A sottolinearlo è stato Gianni Rezza, direttore generale della prevenzione del Ministero della Salute, durante la conferenza stampa sull'analisi dei dati del monitoraggio regionale della cabina di regia del Covid-19. Il miglioramento, ha spiegato Rezza, è dovuto a una serie di fattori. Abbiamo fatto circa 30 milioni di vaccinazioni e abbiamo 20 milioni di vaccinati con almeno una dose. Abbiamo inoltre un certo numero di persone che si sono immunizzate strada facendo perché ammalate o infettate e poi guarite. E questo, ha concluso, comporta un aumento della popolazione immune. Il Parlamento europeo e il Consiglio UE hanno raggiunto l'accordo provvisorio per l'implementazione del Green Pass. Il certificato, disponibile sia tramite applicazione sia in formato cartaceo, attesterà se una persona è stata vaccinata, risulta negativa al Covid o immunizzata in seguito alla guarigione dalla malattia. Il certificato resterà in vigore per 12 mesi ed è attualmente in fase di testing in alcuni Stati membri, tra cui l'Italia. I paesi di Team Europe intendono donare almeno 100 milioni di dosi di vaccino contro il Covid-19 ai paesi a basso e medio reddito entro la fine del 2021. Lo ha annunciato a Roma la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen durante la conferenza stampa di apertura del Global Health Summit insieme al presidente del Consiglio italiano Mario Draghi. Von der Leyen ha detto che le priorità del vertice di Roma saranno mettere sotto controllo la pandemia ovunque e assicurare l'accesso ai vaccini a tutti, non solo puntando sull'esportazione, ma rafforzando anche la produzione locale e prepararsi alle prossime crisi sanitarie. La regione Lombardia potrà godere di uno stanziamento pari circa 13 milioni di euro per l'attività di screening dell'epatite C. Lo ha fatto sapere il dottor Alberto Chiesa, dirigente medico dell'azienda sociosanitaria territoriale di Melegnano e della Martesana in Lombardia, in occasione del corso di formazione ECM sulla gestione dei tossicodipendenti con epatite C, organizzato dal provider Lescom E3 con il contributo non condizionante di AbbVie. Il corso rientra nell'ambito di END, il progetto di networking a livello nazionale patrocinato da 4 società scientifiche, CIMIT, FEDERCERD, SIPAD e SITD, che dal 2019 coinvolge i servizi per le dipendenze e i centri di cura per l'HCV afferenti a diverse città italiane. In Lombardia, nonostante le difficoltà dovute al Covid, ha spiegato intanto alla dire il dottor Roberto Ranieri, responsabile dell'unità operativa di sanità penitenziaria nella regione Lombardia, siamo riusciti lo stesso a riunire il tavolo tecnico e sta per andare in delibera un documento che prevede come attuare e utilizzare i fondi per lo screening dell'epatite C nelle carceri e nei SERD.
La Fondazione Sanità Futura con una ricerca mette a confronto i risultati della rete sanitaria pubblica e privata lombarda con il sistema sanitario nazionale e con quello delle singole regioni, elaborando i dati del Piano Nazionale Esiti di Agenas 2017-2019, una misurazione dell'efficacia delle prestazioni sanitarie relative al periodo 2016-2018 da cui emerge l'eccellenza del sistema pubblico-privato lombardo, dicono i ricercatori, che registra gli esiti migliori in 34 indicatori sui 42 analizzati, pari all'88% della media nazionale. Un risultato al quale contribuisce tanto la sanità pubblica, superiore del 62% rispetto alla media nazionale, 26 indicatori su 42, quanto la sanità privata, che ottiene una percentuale di qualità del 76% rispetto alla media nazionale, 32 indicatori su 42. La Lombardia, come sistema sanitario regionale, risulta dunque 9 volte su 10 superiore rispetto alla media nazionale, confermando il valore aggiunto dell'integrazione tra pubblico e privato. Per tutte le notizie consultate il sito dire.it.